penso che chi è interessato al workshop delle 15:30 sia già qui. Vi presento, io sono Ivana Bruno, insegno museologia e materie affini nei corsi di laurea triennale e magistrale di lettere. Oggi ho il piacere di presentare gli invitati a questo workshop dedicato in maniera specifica all'industria creativa, in modo particolare all'industria produzione cinematografica, documentaristica e che lavorano nel settore dei beni culturali. Innanzitutto mi preme sottolineare che questo spazio, questo momento, questo workshop è espressamente dedicato agli sbocchi lavorativi nel campo dell'industria creativa, insomma sbocchi lavorativi più orientati per i laureati in lettere. È una novità nel nostro Paradei, si deve veramente alla lungimirante leadership del professore Ferrante, che è il delegato rettorale per il job placement, per cui tenevamo molto alla vostra presenza. E peraltro abbiamo la fortuna, l'onore di avere alcuni dei protagonisti del settore che adesso appunto vi presenterò, e quindi mi sembra un'ottima opportunità per voi per conoscere e capire meglio quali possono essere gli sbocchi lavorativi del vostro percorso formativo, e peraltro ecco, anche andare oltre quella che è la visione della professione legata al mondo della formazione umanistica, cioè l'insegnamento, perché appunto ecco, questa sarà anche la dimostrazione di quante altre professioni significative, interessanti, diciamo creative, si possono fare ecco, con un background umanistico che è quello che avete voi formandovi nei nostri corsi di laurea. Vi presento, abbiamo appunto l'ANSA, che come è noto a tutti è la prima agenzia di informazione in Italia, quinta al mondo, è qui rappresentata da Gabriele Mori, che è capo servizio aggiunto, Fandango, che è una delle più grosse ma anche casa editrice, rappresentata dal direttore finanziario Guido Palladino, e ancora nel settore della valorizzazione dei beni culturali abbiamo potuto invitare la ECOM, che è il Centro Europeo di Formazione per il Management Culturale, è un'azienda che lavora da 20 anni in questo settore e che mi piace anche ricordarlo, diversi anni fa ha lavorato per la missione di culturali e che ha sempre valorizzato un approccio interdisciplinare verso la gestione dei beni culturali. E ancora diversa come formazione, come psicologia, un'altra azienda che lavora nel settore dei beni culturali, che è la Visiva Lab, un'azienda giovane ma già emergente, già ricca di opportunità, che è più specializzata nel campo delle tecnologie audiovisive, della realtà virtuale, e che pur avendo sede a Barcellona lavora tantissimo in Italia, mi parlerà con lui direttamente. E un altro spazio, non so se avete visto, è anche stato dedicato a un progetto di tirocinio Museo Facile, che è un progetto realizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, un progetto che ha coinvolto gli studenti dei nostri corsi di laurea e che, iniziando dal progetto didattico formativo, si è poi trasformato in un'opportunità anche, diciamo, lavorativa, portato alla creazione di veri e propri apparati didattici all'interno del museo, e proprio recentemente un importante riconoscimento da parte del DUR, per cui il sistema Museo Facile è stato richiesto anche in un altro museo, che è il Museo dell'Abbazia di Monte Cassino, dove da quest'anno inizieremo ad operare insieme a studenti e a docenti, ai miei colleghi che lavorano nel settore anche della linguistica. E in ultimo vorrei quindi augurare a tutti di ponderare bene le vostre scelte e di soprattutto pensare quanto l'approccio umanistico sia fondamentale in numerosi campi, in vari settori. C'è la parola a Giuseppe Antonelli, che è professore di linguistica italiana, un noto conduttore della trasmissione radiofonica, e quindi sono molto contenta di
Questo è il vero futuro dei laureati in lettere, fare i presentatori alla Pippo Baudo, è anche uno sbocco professionale, come un altro. Allora, molto rapidamente, perché a me spetta solo di smistare il traffico, credo che ognuno di voi sia qui per capire cosa fare e come proseguire i propri studi, la propria formazione per arrivare in uno dei posti in cui sono già le persone che sono qui accanto a me. Dunque vorrei che fosse un incontro molto pratico, molto concreto. Chiederei di fare un primo giro in ordine alfabetico proprio su questo aspetto, cioè cosa c'è bisogno di fare, cosa si può, cosa si deve fare, per esempio, per riuscire a essere presi in considerazione da Lanza o da Unango o dalle altre aziende. Facciamo giri brevi, così poi riusciamo magari a lasciare spazio alle domande, direi un 5 minuti introduttivi. Buonasera a tutti, sono il capo servizio aggiunto dell'agenzia ANSA, lavoro all'ufficio centrale di direzione giornalistica e sono qui intanto per spiegare che cos'è l'ANSA, perché l'ANSA è un marchio che credo conoscono tutti, almeno l'abbiamo sentito tutti almeno una volta a pronunciare al telegiornale, alla radio. Però una cosa che mi capita spesso quando parlo con le persone che racconto il mio lavoro: ah sì, sei all'ANSA, ma esattamente, ma voi che cosa fate? Perché credo che non sia chiaro a molti che cosa sia un'agenzia di stampa, mentre il giornale è una cosa che abbiamo avuto tutti per le mani, il giornale l'abbiamo visto tutti, un giornale radio, un lancio dell'agenzia. Credo che molto poche persone l'hanno portato avanti. L'ANSA è il centro dell'informazione in Italia, perché è l'azienda di L'Oreale, la struttura che si occupa di cercare, trovare le notizie e diffonderle con dei criteri di assoluta affidabilità, quindi ricerca delle fonti, verifica delle fonti, di completezza e di imparzialità, e di diffondere a tutti i mezzi di informazione, a partire dalle radio, ma anche ovviamente alle televisioni, ai quotidiani, soprattutto i più piccoli hanno molto, si nutrono dell'ANSA, perché i giornali più grandi ovviamente hanno i loro strumenti, e poi soprattutto agli enti privati, ma soprattutto agli enti pubblici, alla pubblica amministrazione, ai ministeri, al Palazzo Chigi. Uno dei nostri principali referenti è la Farnesina, il Ministero degli Esteri, perché l'ANSA ha la particolarità di essere un'agenzia che non è strutturata soltanto sull'Italia, come invece sono le altre agenzie nostre concorrenti, ma è un'agenzia che ha sede in tutto il mondo, in tutte le principali capitali europee e mondiali, e ha le notizie che noi diffondiamo sono ovviamente in italiano, sia per l'Italia sia per l'estero, ma abbiamo anche un notiziario in lingua inglese, abbiamo una sede importantissima a Washington e una a New York, e soprattutto un notiziario in lingua spagnola che ha sede a Buenos Aires, in America Latina, che ha un bacino d'utenza molto importante, anche perché è diventato ancora più importante negli ultimi anni, visto che noi a Roma abbiamo un Papa che è di quella zona lì, c'è tantissimo interesse di quell'area geografica per quello che succede qui, e il notiziario in spagnolo ovviamente è importante. E proprio per questa nostra presenza in tutto il mondo, noi siamo anche una presenza istituzionale, noi rappresentiamo l'Italia all'estero, raccontiamo l'Italia agli stranieri, e per questo motivo il Ministero degli Esteri ha interesse, ha sempre avuto interesse, da quando l'ANSA è nata nel 1946, ad avere noi come voce dell'Italia anche all'estero. Passo la parola al collega. Sì, buonasera, io sono Guido Palladini e sono il responsabile finanziario della società del gruppo Fandango. Non so quanto voi conosciate Fandango, ma sostanzialmente è una casa di produzione cinematografica, però oltre a questo ha, diciamo, a monte, a valle, una serie di società molto
private che si occupano del ramo editoriale, perché abbiamo quattro case editrici che si occupano di saggistica, di narrativa straniera, italiana, di graphic novel e di graphic novel sull'attualità, che è una particolare declinazione di questo nuovo genere, nuovo vecchio genere, insomma, a seconda di che paese andiamo a guardare. Ha una società che è un'etichetta musicale, che per un certo periodo anche ha prodotto una serie di importanti, secondo noi, autori, promettenti autori, e che attualmente però si occupa delle colonne sonore dei film che produciamo. Abbiamo una società che si occupa di TV, si chiama Fandango TV, con grande fantasia, e che oltre a fare programmi di intrattenimento, da 2 anni a questa parte ha iniziato a lavorare sul mondo della fiction. E quindi, diciamo, è uno spettro piuttosto ampio di attività. Io dico che il gruppo in realtà si è sviluppato sia a monte che a valle, nel senso che, come penso voi possiate immaginare, la produzione cinematografica vive di storie, vive di racconto e di contenuti sostanzialmente editoriali, no? Che si trasformano in sceneggiature, e queste sceneggiature poi si trasformano in film o in serializzazioni o in altre declinazioni. E quindi a monte, diciamo, abbiamo questo presidio che è un pochino il think tank, quello che pensa le storie, quello che legge tutto quello che passa sul tavolo, che siano appunto manoscritti che vengono presentati alle case editrici, siano anche appunto romanzi editi da altre case editrici, fa una cernita, no, di tutto questo materiale, e distillando pazientemente come i monaci del Don Bairo, no, riusciamo a individuare quali sono quelle storie che possono avere un adattamento cinematografico, quelle storie che devono essere raccontate, quelle storie anche di attualità che non hanno, diciamo, ponte una sceneggiatura che vale la pena di scrivere. A valle abbiamo una serie anche di altre piccole società che si occupano, un tempo era fiorente, adesso sta un po' in calo nella parte relativa a tutta quanta la parte di sfruttamento digitale, quindi DVD, Blu-ray, quant'altro, che adesso si sta orientando più verso altre strade, come sapete, no? Si parla di musica liquida, si parla di cinema liquido, no? Quindi tutto il mondo dello streaming, tutto quello di sfruttamento digitale di questa attività. Abbiamo altre piccole realtà che sono un po' degli avamposti in vari mondi, quindi abbiamo costituito una società con Gabriele Goccino negli Stati Uniti che si chiama Last Kiss, chiaramente come evidente, un'altra in Australia, ci appoggiamo a un importante regista e produttore in loco, una a Londra, insomma cerchiamo di sviluppare questa attività anche non solo, diciamo, del nostro territorio nazionale, perché il problema del cinema è evidente, no? Cioè, il problema del cinema italiano è molto localizzato, no? È difficile esportare le nostre storie, è difficile in qualche maniera trovare dei territori con cui condividere un certo sentiment, come si dice, no? Cioè, un modo di vedere la realtà attraverso le nostre immagini. Grazie, ecco, sì. Quindi, diciamo, cerchiamo di coprire tutto lo spettro dell'Iride, no? Cerchiamo di partire dal mondo a monte, no? Quello dei contenuti che raccogliamo, come una sorta di, se fosse un'azienda, sarebbe una realtà di ricerca e sviluppo, no? E cerchiamo di veicolarlo attraverso tutti i media, tutti i contenuti che abbiamo, cerchiamo di trasformare in contenuti fruibili su tutte le piattaforme esistenti, sostanzialmente. Ecco, quindi, diciamo, ci stiamo un po' spostando da una logica faccio solo cinema, faccio solo TV, a quello che si chiama content company o media company.
cioè io ho un contenuto, so gestire un contenuto, lo so costruire, lo so lavorare per poterlo poi esprimere in immagini o in libri o in fiction o e attraverso tutti i media che abbiamo, dallo streaming, dal tradizionale, dal broadcasting, dall'unicasting, cioè il VOD e quant'altro. Questa è un pochino la, il, diciamo, la carta d'identità del, del gruppo con cui lavoro. Passo la parola da Econ. Salve a tutti, io sono Francesca Guida e sono vicepresidente di Econ. Econ è nata circa 20 anni fa e si occupa principalmente di sviluppare progetti che possano facilitare l'accessibilità culturale. Diciamo, questa è la mission istituzionale che si è posta sin dall'inizio e lo fa grazie a un gruppo interdisciplinare che è da, la fondata di economisti, archeologi, storici dell'arte che hanno deciso di immaginare anche dei modelli di sostenibilità del settore culturale, lavorando appunto in questo ambito dell'economia e della cultura. E nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo lavorato tantissimo con la progettazione europea. Adesso va di moda, 10 anni fa diciamo era una novità. E abbiamo iniziato a fare delle prime sperimentazioni sviluppando progetti che potessero avviare dei processi culturali e creassero un sistema culturale capace di mettere in sinergia le istituzioni, le imprese e la società civile, organizzate e non, per raggiungere quelli che sono i non pubblici, quelli che non entrano in un museo, non vanno a teatro, non sono mai stati in biblioteca, proprio di raggiungere quei pubblici che non hanno a che fare o non sono messi in relazione col settore culturale. Quindi diciamo, ci siamo posti questa sfida e lavoriamo quindi principalmente su creare sia strumenti. Con questo progetto europeo sul digital storytelling abbiamo messo a punto questo strumento che permette ai visitatori dei musei di raccontare pezzi della collezione museale attraverso le loro storie di vita, incrociandoci, quindi facendoli diventare produttori e consumatori di cultura insieme, quindi immaginando anche di innovare un processo culturale che non è passivo ma diventa attivo. Gli esempi di questo tipo ve ne vorrei fare tanti perché abbiamo lavorato sulla mediazione, su processi di inclusione sociale per migranti, sulla partecipazione dei migranti alla cultura. Ci sono migranti che vivono nel nostro paese di seconda generazione che non hanno mai fruito uno spettacolo a teatro, non sono stati mai in un museo e questo cioè per noi rappresenta ovviamente un obiettivo, coinvolgere all'interno di quelle che sono le istituzioni culturali. Sono un ragazzo una volta in questo progetto che mi ha ospitato dal centro diurno di Save Children 5.0 che mi ha detto: noi non abbiamo bisogno soltanto di un pasto caldo, di una coperta, noi abbiamo bisogno di sentirci parte della vostra cultura. E questo ti fa capire quanto è importante il lavoro che quotidianamente fai, che è un lavoro sicuramente non semplice, perché comunque il settore culturale, nonostante l'ultimo rapporto di Ernst & Young dice che siamo un paese creativo con un fatturato di 46 miliardi di euro e un tasso di occupazione a 1 milione circa di occupati, ovviamente in questo settore hanno aggregato tutta una serie di settori produttivi che se presi singolarmente, insomma, poi bisogna andare ad analizzare nel dettaglio quali sono le condizioni di lavoro, qual è la sostenibilità di alcuni modelli, come funziona in alcuni settori e bisogna fare le dovute e opportune differenziazioni. Il consiglio, colgo lo spunto che mi era stato offerto, è sicuramente quello di lavorare su 3 cose. La prima è quello di proporvi alle organizzazioni, se volete
lavorare per delle organizzazioni con delle idee, cioè, e non come soggetti passivi che inviano un curriculum che ovviamente uscendo da un percorso universitario non ha maturato ancora un'esperienza o l'esperienza necessaria, non ha quelle competenze che sono funzionali per lo sviluppo di un certo tipo di lavoro come il nostro, che lavora comunque in un settore molto specializzato, e quindi essere propositivi. Seconda cosa, non affrontate, diciamo, nell'epoca cosiddetta dell'economia collaborativa, no? Tutti i processi di sharing, condivisione, viviamo nell'epoca della condivisione, però abbiamo sempre, bene o male, per il 100%, cioè il 90% delle situazioni, un approccio individuale alla risoluzione della ricerca del lavoro. Si stanno sviluppando sicuramente gruppi di lavoro che creano start-up, prima c'è stato un workshop, anche ho parlato di questo, che si mobilitano per lavorare insieme. Cioè, il settore culturale e creativo offre delle opportunità e ci sono sicuramente degli spazi se si è in grado appunto di fornire delle idee e di essere collaborativi nell'approccio rispetto a questa proposizione. Quindi se voi avete l'occasione, utilizzate questo spazio che è l'università, anche di conoscervi, di mettervi insieme e di proporre delle progettualità, non delle intuizioni, cioè l'intuizione, l'idea e il progetto. Allora, dall'intuizione può nascere un progetto, l'importante è che non rimanga tale, quindi poi bisogna dotarsi comunque di strumenti che permettono in qualche modo di elaborare la cosa. E l'altra cosa è di avere un approccio più internazionale, più aperto possibile. Noi lavoriamo tantissimo e ci muoviamo tantissimo in tutta Europa, abbiamo progetti anche in America Latina, in India, in altri posti, che comportano anche una capacità di muoversi su nuovi territori, di approcciarsi ad altre culture. Quindi ponetevi sempre nell'ottica di non avere un unico paese di riferimento quando lavorate il vostro progetto, ma di avere un mondo a disposizione. Le nuove tecnologie ce lo permettono, quindi sfruttiamo questa occasione. E lancio, diciamo, la parola. Ringrazio la collega, buonasera ragazzi, io sono Riccardo Auci, il responsabile di Visiva Lab, società che ha sede a Barcellona in Spagna, vivo lì ormai da 15 anni, anzi chiedo scusa per il mio italiano, a volte mi sono un po' lo spagnolo, il catalano, l'italiano. E sono qui un po' per cercare di spronarvi, andare all'estero, conoscere culture nuove, come diceva appunto la collega, e presentarvi alle tante società appunto che sono presenti nel territorio spagnolo e catalano. Ci sono tanti ragazzi italiani che sono partiti e hanno avuto fortuna di conoscere realtà nuove, esperienze, università e professori. L'esperienza mia in particolare mi ha avvicinato al mondo delle tecnologie, approcciato appunto ai beni culturali, ho aperto la mia, ho cominciato con una piccola società 7 anni fa e piano piano sono cresciuto grazie alla collaborazione di tanti ragazzi, siamo quasi tutti stranieri, il nostro gruppo è composto da circa 10 persone, ognuna con competenze diverse, e appunto questo gruppo, quello che accennava la collega, fa sì di portare nuove tecnologie, nuove idee e appunto ci permette di essere competitivi in realtà a volte molto difficili, soprattutto qui in Italia. Noi appunto lavoriamo parecchio con il Ministero dei Beni Culturali, la ricerca, sviluppo e diffusione. Li seguiamo all'inizio appunto nella ricerca, fornendo a loro degli strumenti, per esempio dei robot per esplorare la Vaga Massima, facciamo alcuni esempi di lavori che abbiamo fatto, o abbiamo realizzato degli scanner ad alta risoluzione per divulgare appunto il materiale storico presente nei musei.
musei e poi accompagniamo appunto le istituzioni a divulgare il materiale didattico sia per il turista, per le scuole, ma anche per i professori, in modo tale da farlo conoscere, poterci studiare, poter anche creare, perché appunto grazie alle nuove tecnologie, grazie alle esperienze, alle tante realtà anche di start-up, se ci si mette insieme vengono fuori dei prodotti veramente, veramente belli. E appunto questo è un pochettino il nostro percorso. Adesso passerei la parola. Sì, allora. Abbiamo sentito tante cose diverse, tutte molto interessanti, che ci rimandano anche a tanti campi diversi, cioè l'informazione, i beni culturali, la comunicazione, diverse forme di arte che vengono prodotte, mediate, divulgate, trasmesse, rielaborate. Quindi stiamo cercando di dare già un po' di concretezza a quell'etichetta che è un po' evanescente, che è quella, no, del lavoro creativo. C'era chi diceva che non esistono lavori creativi ma modi creativi di fare un lavoro, e quello che è emerso anche dalla fine di questo primo giro, cioè c'è bisogno di idee, c'è bisogno di competenze, c'è bisogno, ci veniva detto, di conoscere le lingue, uscire dalla sola realtà italiana, c'è bisogno di tecnologia, altra parola che è tornata molto spesso negli ultimi due interventi, soprattutto le nuove tecnologie. Allora, per il secondo giro, direi, visto che il titolo di questo incontro era le opportunità occupazionali nelle industrie creative, facendo finta che ci siano sempre delle opportunità occupazionali, che tipo di opportunità possono venire dal mondo che voi vi trovate qui a rappresentare? Ecco, io speravo di essere riuscito a svicolare la domanda, perché non si può rispondere solo non ci sono. Allora, in un mondo immaginario perfetto come quello in cui non viviamo, il mondo dell'editoria, che è pieno di opportunità per tutti, chiede non chiede qualcosa in particolare, chiede ancora una volta, come hanno detto tutti gli altri relatori, la capacità di proporsi, la capacità di essere protagonisti, di non andare a traino degli altri. Ovviamente nel mio campo la principale virtù è quella della curiosità, della capacità di andare a fondo, di non fermarsi alla superficie delle cose, della capacità di approfondire. Ma ci sono delle altre necessità, delle altre cose che bisogna avere assolutamente presenti, avere nel proprio bagaglio. C'è una parola che io ho sentito già qui, l'ho sentita ripetere più volte anche stamattina, che mi era chiara proprio nell'immaginario mio intervento qua oggi, che è la parola competenza, perché mi immagino oggi che cosa può dare l'università a chi vuole entrare nel mondo dell'informazione specificamente. Qualcuno mi potrebbe dire assolutamente nulla. Io ho tanti problemi che hanno cominciato a fare i giornalisti subito dopo essere usciti dal liceo, si sono proposti in un modo che non è quello di adesso. Sono cominciato a fare giornalisti, sono cominciato la gavetta, dopodiché fanno i giornalisti, sono curiosi, hanno tante conoscenze, però succede anche come è successo a me una volta con un collega che doveva scrivere un pezzo di cronaca. Non mi ricordo, ma era successo alla scuola Tomasi di Campedusa di Catania. E questo collega è rimasto per caso. È venuto da me e ha detto: ma io non capisco, ma è di Lampedusa o è di Catania? Il fatto che non inviate le giornate. purtroppo è questo che c'è, quei blocchi. Allora la competenza, la conoscenza è fondamentale per sviluppare e coltivare la capacità di andare al di là di quello che vediamo.
perché ti dà la possibilità di approfondire, ti dà la possibilità di sapere di che cosa stai parlando. Tantissime volte ti ci capita di, nel vortice dell'informazione. Io poi lavorando nel centro nevralgico dell'ANSA, che è la direzione giornalistica dove ci arriva tutto, io sono delle competenze dallo sport all'economia alla politica, e l'ho sviluppata col tempo, all'inizio ovviamente non ce l'avevo, ma devi sapere di che cosa stai parlando. Tantissime volte i colleghi e quelli vengono affidati dei servizi anche importanti di approfondimento, non hanno la minima idea di quello di cui stanno parlando, perché magari in quel momento c'è il collega che si occupa della giudiziaria che è in malattia, allora ti mandano in tribunale a seguire il processo e tu non hai idea di quale sia la cosa più alta. Però sapere di base di che cosa stai parlando, sviluppare delle proprie competenze e cercare nell'ambito vastissimo dell'informazione di anche di specializzarsi su quello che vuoi fare, che conosci, che ti piace, aiuta te stesso a offrire meglio l'informazione, a sviscerare meglio quello di cui stai parlando, che può essere dalla critica del film appena uscito sino alla legge di stabilità, e aiuta, ti permette di approfondire, ti permette di spiegare, ti permette di essere chiaro e di essere autorevole, perché l'autorevolezza è una cosa fondamentale che non si compra al supermercato, te la conquisti ogni giorno sapendo di che cosa stai parlando e trasmettendo a chi ti legge e ti ascolta la sensazione di stare ascoltando, di stare leggendo qualcuno che ti sta dando delle informazioni, ti sta anche trasmettendo degli strumenti di approfondimento che lui ha e che ti mette a disposizione. E sapere di che cosa si parla è anche un aiuto fondamentale per raccontarlo, perché raccontare in maniera chiara. Perché io dico sempre, anche ai colleghi o alle persone con cui parlo, che se non sai, se è chiaro quello di cui stai parlando, può essere anche fisica quantistica, allora riesci a spiegarlo in parole povere e a farlo capire a tutti. Se non hai idea di che cosa stai parlando, ti arrampicherai sugli specchi, ti nasconderai dentro grandi paroloni, dentro frasi arzigolate, tu sai, non hai capito niente. E chi ti ha detto dice, ma questo qua, ma che sta dicendo? E quindi fondamentale la curiosità, ma soprattutto, ragazzi, la competenza, l'approfondimento, la conoscenza delle fonti. Le fonti sono fondamentali, non sono soltanto le fonti scritte, sono le fonti orali. Adesso sembra che internet sia diventato il centro della conoscenza mondiale. Qualsiasi cosa tu voglia sapere, prendi un computer, vai su Wikipedia e hai un'infarinatura di quello di cui stai parlando, e molto spesso non si ha la consapevolezza, non hai imparato niente, quello è ancora una volta soltanto lo superficie. Per conoscere le cose, e questo l'università ti dà degli strumenti importantissimi e fondamentali, solo l'università te lo può dare, la capacità di andare a studiare, di approfondire, andare a capire quali sono le tue fonti, andare a secerne il grano dall'olio, quali sono le fonti attendibili e quali sono quelle non attendibili. E questo è un altro elemento importantissimo. Io ho fatto la scelta di fare giornalista dopo l'università. Per tanti versi me ne sono pentito, perché ho dei colleghi di 10 anni più giovani di me che andavano con i razzi. Però per tanti versi essere andato all'università mi ha dato quello che io adesso sono, mi ha dato la capacità e la possibilità di crescere, di essere un giornalista che nel suo piccolo riesce a dare informazione completa, attendibile e autonoma, che dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, ma in Italia non credo che ci sia.
Allora, quali opportunità? Diciamo, io vado un po' sul facile, no? Nel senso che abbiamo una casa editrice, abbiamo della produzione, tutta questa attività è molto strettamente legata un pochino al raccontare storie, a creare dei contenuti, quindi è un po' facile pensare che questo sia un alveo, diciamo, frequentabile, facile in qualche modo da approcciare. Spesso è più a parole che nei fatti, perché mi rendo conto che l'accesso non è facile, non è immediato. Esiste una selezione molto, molto, molto rigida. Io vi dico, credo più o meno arriveranno in azienda dai 50 ai 60 manoscritti di persone che hanno dell'età di scrivere programmi, format, testi, libri, saggi. Quindi analizzare tutto questo mondo è abbastanza faticoso, ma è necessario, perché noi con questa modalità abbiamo la possibilità di tenere, come facciamo gli indiani, l'orecchio sui binari, ma sentiamo quando arrivano i cowboy un po' prima degli altri. Vi faccio un esempio che riguarda un personaggio che voi conoscete, Saviano, no? Saviano venne, diciamo, nella nostra casa editrice a proporre il suo manoscritto di Gomorra prima di verso gli altri, che voi sapete, no? È passato a Mondadori. Però abbiamo avuto la capacità in quel momento di capire che quella era una storia forte, che poteva uscire qualcosa di buono da quello, e quindi, nonostante lui passò poi a Mondadori, prendemmo i diritti per il film e per la serializzazione, che appunto, come sapete, poi si è trasformato nel film e nelle serie, quelle che saranno. Quindi, diciamo, mi riallego un po' a quello che diceva lui, no? Cioè essere sempre attenti e curiosi a quello che vi sta intorno. Da noi si legge molto, cioè, tutti quanti sono lì in lettura, perché deve passare uno screening molto, molto attento di tutto quello che viene pubblicato mese per mese, sia per quanto riguarda le pubblicazioni nostre, quindi non solo quelli che andranno appunto come nostri prodotti, sia perché sono storie che possono trasformarsi in prodotti audiovisivi. Quindi la prima cosa che mi viene da dire è cerchiamo sempre di essere sul pezzo, essere molto lettori, no? Cioè, di quello che succede attorno. Gli strumenti che abbiamo adesso sono infiniti, quindi questo è un punto che collegato a quello che lui diceva della curiosità è il motore di tutto quello che noi giorno per giorno facciamo. Io faccio il direttore finanziario, quindi sono esattamente il nemico dell'azienda, direttamente, no? Della creatività. Io uccido qualsiasi progetto sul nascere, perché se non ha dei requisiti che ci consentono di essere economici, efficienti sul proprio economico, quindi io sono l'uomo nero della mia organizzazione. Però ecco, quando mi è stato chiesto un po' di ragionare sulla dicotomia, no? Impresa e facoltà umanistiche, mi sono domandato, ma io gioco sul facile, perché questo facciamo tutto il giorno, però mi sono domandato, ma qual è una chiave di lettura, cioè quali sono i punti di contatto? E quello che mi è venuto in mente è che noi facciamo storie, noi scriviamo storie, pensiamo storie, analizziamo storie, e con un po' la chiave di lettura che lei diceva, no? Dello storytelling, mi sono domandato, ma che cosa significa la narrazione, no? Che è un mondo che voi avete più vicino di quanto possano avere un geometra, no? O piuttosto un laureato in economia e commercio o in altre facoltà. E su questa cosa mi sono domandato che esistono tantissimi punti di contatto, cioè il fatto di approcciare un modello strategico anche aziendale con sotto, diciamo, il vetrino della narrazione apre una serie di elementi incredibili, no? Io penso, per esempio, sapete che appunto
tutti coloro, anzi siete voi che insegnate a me, si occupano di storytelling, di narrazione, dicono che nell'ambito delle imprese esistono una serie di punti nevralgici dove può essere davvero il breakthrough, no? Cioè la cosa che fa cambiare pagina, no? La mission aziendale, tutto diciamo, il nocciolo, no? il cuore di un'impresa è la sua missione, i suoi valori condivisi, la costruzione di quella storia, cioè di una mission costruita sulla propria storia aziendale è fondamentale, no? Cioè, non puoi pensare a un'impresa se non hai una missione, non hai dei valori condivisi. La narrazione passa attraverso appunto una storia interna e esterna, no? Che puoi raccontare al tuo interno per creare coesione, per creare efficienza, per creare una sorta di autobiografia aziendale interna, la puoi usare all'esterno, in tutto il modo con cui tu interrelazioni il pubblico, quindi i prodotti, il design dei prodotti, i servizi, il modo con cui racconti la tua storia all'esterno, no? Quindi per poter in qualche modo intercettare le storie dei tuoi clienti, no? Pensato quindi già, stiamo parlando di strategia, stiamo parlando di marketing, stiamo parlando di design del prodotto, sono tre aree, stiamo parlando di HR, di motivazione interna, no? Poi ho pensato, ma la gestione delle crisi, che storia deve raccontare la Krupp? Che storia deve raccontare la Volkswagen? Che storia deve raccontare la Nutella che è stata attaccata recentemente sul fatto di utilizzare l'olio di palma? E un po' rompendo il meccanismo, no? Quel fantastico quadretto che era appunto la mamma che dava la Nutella sul pane al figlio, ai suoi figli. Cioè, quello che viene da dire è: io devo essere, curare le mie storie in modo con cui io posso narrare me stesso come organizzazione, come impresa, perché se non lo faccio io qualcuno la racconterà, e se la racconta qualcun altro può avere un'interpretazione totalmente diversa da quella che io voglio dare, no? Quindi riuscire a trovare un meccanismo di narrare se stessi come organizzazione parte dalla mission e arriva al proprio consumatore, no? Che a sua volta è uno storyholder, no? Cioè uno che raccoglie storie, prende la sua storia, prende la storia che il prodotto veicola e la trasforma in una parte della sua esperienza. Pensiamo solo a Apple, no? Pensiamo all'iPhone e quello che Steve Jobs è riuscito a fare, no? Vision ha avuto una motivazione, è riuscito a costruire una storia interna, è riuscito a costruire una storia esterna, veicolato un prodotto che è un prodotto quasi non è, no? È una sensazione, è un modo di essere, un modo di comunicare, un modo di avere uno status, quello, chi più ne ha più ne metta, no? Questo telefono in alcuni casi è diventato parte integrante delle nostre esistenze, fa parte della nostra vita, no? Questo riuscire a mettere in fila tutti questi elementi ha fatto sì di avere una strategia coerente di comunicazione che parte dal fondatore e arriva al suo prodotto finale. Tenete conto che i commerciali della Apple si chiamano evangelist, dico solo questo, cioè sono evangelisti del verbo del capo, no? Ecco, tutto questo per dire che no, partiamo, ci consideriamo sempre un po' chiusi con la nostra mentalità, cioè, allora chi fa ingegneria fa ingegneria, chi fa... Io vengo da un mondo a buialino, nel senso che ho fatto economia e commercio e sono un direttore finanziario. E ho iniziato come molti ragazzi dopo l'università facendo revisione. Ho iniziato con una società che si chiama PricewaterhouseCoopers. Il responsabile dell'ufficio di Roma era un laureato in teologia che aveva grosse competenze in tal senso, no, però per dire, questo uomo americano era venuto in Italia, è diventato responsabile dell'ufficio, era teologo e ha fatto un master e ha imparato a gestire questa materia, e adesso è uno dei responsabili a livello internazionale di certe tematiche di un desk tecnico sui consolidati, insomma su una materia particolare specifica. Quindi voglio dire,
diventato responsabile dell'ufficio ed è diventato parte dell'organismo tecnico internazionale. Quindi non dico che chiaramente uno non debba assecondare nessuno, però dobbiamo anche cerchiamo di pensare creativamente, cioè pensiamo a tutti questi ambiti che vi ho espresso nell'ambito dell'azienda, sono tutte quante aree in cui esiste la possibilità di sviluppare le vostre competenze. Pensiamo anche a out of the box, come si dice, no? Prima di dare la parola a Maria Francesca Guida e a Riccardo Oci, cerco sempre di rimettere un po' a punto quello che si è ascoltato. Appunto, ascoltare, c'è stato detto, leggere, ma soprattutto raccontare. Ora, come negazione di tutto quello che stiamo facendo oggi qua dentro, non molto tempo fa un ministro ebbe a dire che con la cultura non si mangia. Allora la mia domanda è: come si fa invece a mangiare di storia, a vivere di storia, a far diventare le storie, il raccontare storie un mestiere? Allora, come vi ho anticipato prima, in realtà è importante fare un lavoro che di progettazione culturale, cioè noi per raccontare, per far vivere quelle storie abbiamo immaginato di avviare dei processi all'interno di un progetto che aveva la sua sostenibilità economica, quindi l'abbiamo fatto a priori, no? Immaginando come si può partire o come può fare, poi Fandango che produce dei contenuti, li supporta e li sviluppa. Noi facciamo un lavoro al contrario, cioè che è quello che parte anche dal modello di marketing applicato alle arti e alla cultura. Cioè noi non abbiamo, rispetto al marketing tradizionale in cui c'è un mercato di riferimento e a seconda per soddisfare dei bisogni crea un prodotto, noi partiamo in realtà già da dei prodotti culturali molte volte che dobbiamo valorizzare e mettere in connessione, in questo caso con pubblici, non pubblici, con potenziali stakeholders che a vario titolo intervengono nel sistema culturale. Quindi un lavoro più complesso. Quindi noi per raccontare quella storia siamo partiti da rendere, da avvicinare le persone e far sentire che la loro storia autobiografica poteva far parte di un pezzo di una collezione di un museo e quindi che in realtà la storia di quel museo appartiene ad ognuno di noi perché è legata ad alcuni elementi. Quindi diciamo gli ambiti di opportunità all'interno di quali andare a raccontare delle storie possono essere legati a sviluppare dei progetti che hanno però una visione che lavora principalmente su quella che appunto vi raccontavo del marketing culturale, quindi che mette in campo una serie di stakeholders, di istituzioni, imprese, cittadini, associazioni che in qualche modo vanno a lavorare e contribuiscono allo sviluppo del progetto e intercetta anche delle fonti di finanziamento che per noi principalmente più delle volte passano da bandi, gare, da proposte che presentiamo a dei soggetti e che rendiamo protagonisti del percorso che stiamo facendo. Quindi la competenza della progettazione culturale per noi diventa anche fonte di sostenibilità, competenza e si trasforma in lavoro, cioè, quindi la capacità di essere propositivi, di gestire dei progetti e di continuare a sostenerli anche nel tempo, innovando da un lato i processi che mettiamo in campo e i prodotti, perché i prodotti ovviamente poi nel tempo si modificano. Cioè lì abbiamo realizzato le storie con digital storytelling. Il digitale tra 5 anni molto probabilmente si trasformerà, come già dimostrato, la tecnologia invecchia molto velocemente e questa
diciamo, corsa all'innovazione a tutti i costi, in realtà non dipende tanto dallo strumento che utilizzi, ma dalle modalità e dall'approccio con il quale li utilizzi. E quindi cioè, parte più dalla capacità di saper elaborare più della competenza specifica hardware in sé. Sì, la domanda è molto interessante perché molto spesso ce lo chiedono: come fate a mangiare, come fate? E devo dire che ci si riesce, lo potete notare, a parte scherzi, e ci si riesce appunto con la curiosità, rispondo anche al collega, anche grazie ad internet, perché appunto, come accennava la collega, di tecnologia ce n'è tanta, quello che serve è un buon contenuto, un'ottima idea, e quella scintilla che poi sorprende il cliente e gli fa capire appunto che grazie a uno strumento lui può mettere dentro le sue idee, i suoi contenuti e farle conoscere. Quindi il profilo che noi cerchiamo all'interno dell'azienda, all'interno del gruppo, è di un ragazzo che ha le capacità di andare a cercare, di farsi delle domande, di trovare delle risposte, e anche appunto di partecipare in progetti sotto diversi profili, non per forza appunto si deve occupare di grafica, di programmazione, bisogna appunto sedersi molto spesso all'inizio intorno a un tavolo, analizzare il progetto e cercare... tecnologia. Sì. E quindi le caratteristiche importanti sono queste, sono appunto la capacità di cercare, di produrre e di apportare quel qualcosa in più, quello che poi ci permette a noi sì, di vendere, perché poi il bilancio deve essere positivo, e anche di... Sì, lì è sempre una lotta. E queste sì sono, diciamo, le caratteristiche principali per le opportunità. Allora, direi che adesso è proprio il momento in cui le domande le facciate voi, perché avete appunto a disposizione. Allora, facciamo che quello senza. Aspetta. Faccio anche il palletto per il presentatore. Grazie. È stato tutto molto interessante. Parlo da laureata in lingue e penso che ci sono altri ragazzi come me privi di esperienza e giovani appena usciti dall'università, e la mia domanda è questa: come entrare a far parte di questi enti, Fandango, ANSA, ERCOM? Come fare da giovane, priva di esperienza ma con tanta voglia di fare? Allora, noi facciamo, cioè, diciamo, siamo sempre aperti alle collaborazioni, valutiamo tutte le offerte che riceviamo, incontriamo le persone, capiamo effettivamente se ci può essere un margine di collaborazione e proviamo a fare dei percorsi nel momento in cui dall'altra parte vediamo che c'è una forte spinta anche diciamo all'imprenditorialità, quindi a essere appunto, come ho detto prima, propositivi. Queste sono le cose che valutiamo per allargare, diciamo, il nostro gruppo. I nostri collaboratori, alcuni vivono all'estero, altri vivono qui in Italia, in varie regioni, perché comunque abbiamo progetti su vari territori, quindi ci facilita anche nella mobilità. Tutto sta, diciamo, nel riconoscere dall'altro lato una capacità a mettersi in gioco e a proporre delle possibili progettualità da sviluppare insieme.
questo è il prerequisito. Poi su ogni ambito di competenza, noi avendo anche competenze molto differenziate, si trova sicuramente un mago sul, in questo caso sull'internazionalizzazione, c'è tantissimo lavoro da fare, in ambito soprattutto della valorizzazione culturale, quindi c'è cioè, un campo sicuramente aperto. Allora, diciamo, nel nostro caso tendenzialmente ci sono gli stage che vengono attualmente messi diciamo, sul tavolo e ci sono, per esempio, abbiamo già superato il limite di coloro che possiamo tenere visto la numerica di dipendenti che abbiamo. Tendenzialmente sono coloro che appunto lavorano in questa sorta di fucina di idee che sono le case editrici e questo reparto di ricerca e sviluppo, insomma i lettori, diciamo. E questi tendenzialmente hanno fatto un corso di specializzazione post laurea che in alcuni casi è DAMS, in alcuni casi spesso sono quelli della scuola Holden a Torino, LUIS, tendenzialmente provengono un pochino da questi bacini di utenza, insomma. Per la cosa specifica sì, nel senso che coloro che poi operano nel reparto di sceneggiatura o nella parte relativa ai libri tendenzialmente vengono da questi bacini, sopra, diciamo, la parte editoriale, anche se non è poi diciamo, il punto diciamo, focale, no? Su cui poi dopo si concentreranno, ma avere un occhio a come alcune storie possono trasformarsi in contenuti audiovisivi certamente facilita, insomma. Cioè, adesso noi abbiamo questa cosa che il nostro capo ha questa belleità, no? Che qualsiasi persona lavori in un film deve leggere sceneggiatura, quindi anche il runner, l'attrezzista, secondo lui deve conoscere la storia perché può dare un contributo anche facendo la sua attività che magari è di troupe, no? Però io leggo le sceneggiature anche se in teoria no, non dovrebbe essere, però invece mi aiuta molto perché poi alla fine è un'organizzazione che gira attorno a una storia, no? Quindi quella storia deve essere affrontata sotto tutti i profili, sia narrativi, sia produttivi, sia finanziari e quant'altro. E quindi sì, direi questo è un po' il bacino d'utenza. Ok, e ad esempio nei vostri, io parlo per... C'è ancora il microfono, così sentiamo tutti. Negli esami di letteratura, ad esempio, letteratura francese, inglese, tedesca, ci viene già insegnato uno spirito critico verso romanzi, saggi, articoli. Quindi, insomma, non possiamo avere delle porte chiuse da subito, delle porte chiuse in faccia così. Non l'ho fatto lui. No, lo so. Faccio una precisazione, ecco, perché stamattina ho fatto dei colloqui e oddio, è stato abbastanza demoralizzante da una laureata in lingue. Non è stato bello. Trovandomi in un luogo di cultura, quale è l'università, che insegna, almeno a me ha insegnato. Qualcun altro che vuole fare domande? Mi sembra strano. Ecco, di non sentire domande a lezione ancora, di non sentire domande in un'occasione simile, davvero mi sembra un po' strano, perché mi pare comunque, mi spiace che stamattina l'effetto per lei sia stato demoralizzante, ma mi sembra comunque una bella iniziativa quella di provare a fare una cosa che in Italia si fa sempre e ancora troppo poco, cioè di mettere in relazione, in contatto il mondo dell'università, dello studio in generale, dovrebbe valere già per la scuola, con quello del lavoro. Magari il primo effetto è scioccante, però magari anche questo aiuta a crescere, fa capire, no, quale strada prendere, che cosa ci manca per arrivare a quell'obiettivo che deve essere il nostro. Quindi forse io approfitterei ancora un po' delle persone che abbiamo la fortuna e l'occasione di avere qui con noi, che rimandano a
potenziali mestieri comunque di un laureato in lettere, perché se parliamo di giornalismo, parliamo appunto di vari modi di raccontare e confezionare storie, di rielaborare i beni culturali, di inventare servizi e contenuti per i beni culturali, mi pare che comunque potenzialmente siamo in zona. È un fatto che rispetto è un fatto, si può sentire meglio così, che rispetto a forse quello che era successo all'inizio della nostra riforma universitaria, in cui l'idea dell'obiettivo professionalizzante era più chiara o più, diciamo, presente e assillante, cioè prima che arrivaste voi, ma quando abbiamo lasciato il metodo tradizionale per arrivare a quello del 3+2, c'erano diversi crediti cosiddetti professionalizzanti. Per esempio, noi all'epoca abbiamo cominciato a fare dei crediti che riguardavano l'editoria, specie di Antonio Franchini, che era il direttore della narrativa italiana di Mondadori. Abbiamo avuto fino a poco fa ancora degli insegnamenti di scrittura giornalistica, però questo è un modo che peraltro forse dovremmo recuperare e provare a fare una formazione interna al vostro uso e consumo, ma non risponderà mai alle esigenze che vengono dall'esterno, non sarà mai abbastanza aperto, abbastanza aggiornato, abbastanza anche elastico, perché purtroppo il modo di insegnare all'università è un modo frontale, mentre per esempio in molti dei corsi che ho citato prima, come la scuola Holden, il modo di insegnare è molto diverso, basato sul laboratorio di insegnare. Però, diciamo, noi nel nostro campo ci impegniamo a cercare di accorciare questa distanza con l'università, però la gran parte è sulle vostre spalle, cioè questo purtroppo è qualcosa che si richiede alla vostra iniziativa personale. Ecco, allora la domanda provo a farla io, no? Continuano ormai a dirci, ce lo dicono tutti, ce lo dice persino che Cozzarone, dobbiamo rinunciare all'idea del lavoro fisso, del posto fisso, e se lo dice che Cozzarone, c'è da fidarsi, di autorevole, 65 milioni di persone, sì. dal punto di vista del direttore finanziario mi rendo conto, c'è sempre quella famosa battuta sulle mosche che sarebbe ineleganti, in questo contesto, però è un fatto. Ci è stato detto ed è stato tradotto in tutte le maniere. Però come si fa appunto a diventare imprenditori di se stessi? Come si fa poi veramente a dire vabbè, non c'è il posto fisso, quindi non mi metto in fila per il concorso, questo o quell'altro, ma come faccio? Quindi posso fare una domanda io. Quanto voi avete modo di dover valutare la persona che si presenta in via del collettivo, o con cui entrate in contatto per uno stage, per un tirocinio? Abbiamo detto delle qualità generali, la curiosità, la capacità di saper ascoltare, di saper leggere, di saper raccontare, però che cos'è di quel curriculum, di quel profilo che vi colpisce così chiaramente? Cioè, credo che ormai sia quasi tutta una domanda, per quello che dobbiamo lasciare l'aula. Su cosa deve lavorare ognuno di loro da questo momento in poi per superare quel fossato e quella distanza che abbiamo detto purtroppo c'è tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro? Comincio da te, Riccardo. Sì, un'ottima domanda e appunto rispondo, perché la cosa che valuto e chiedo a tutti quanti i ragazzi che ci viene in curriculum, che chiamiamo, è appunto ci porta un piccolo portfolio delle idee, dei progetti che hanno sviluppato. Appunto quello che io vi invito a fare, ragazzi, è cercate di portare avanti il vostro progetto, la vostra idea, e anche con l'aiuto dei professori, in modo tale che poi quando andate a fare un'intervista per un curriculum, per una posizione aperta, potete discutere e farvi valere. Questo è anche, credo, un piccolo consiglio a voi professori, di cercare di portare avanti ragazzi in laboratori, cercare di fare un po' di pratica, perché poi appunto per loro è un'ottima opportunità dopo per lasciarsi Maria Francesca. Ma diciamo quello che ci colpisce in parte ve l'ho già detto, dove vengono il percorso professionale. E una cosa fondamentale è studiare l'azienda che state incontrando. Io non incontro mai qualcuno che ne sa più di me, solo in rare occasioni, che ciò significa quindi che è andato nel dettaglio e capisce veramente cosa facciamo,
dà la possibilità di entrare in contatto col tuo interlocutore che sviluppa quel lavoro e che si vuole confrontare con il mondo esterno su quella parte di lavoro. Allora c'è una prima fase di analisi. Loro per esempio sono venute, no? Nel mio stand, la ragazza che ha fatto la domanda, non sapevano più cosa facevano. Allora, io quando vado in un posto in cui ho 90-91 aziende, no? Di fronte a me, e alcune note, alcune meno note, la prima cosa che faccio è studiarmi quelle meno note, perché ovviamente alle note c'è la fila, no? Fiat c'era la fila, perché comunque un'azienda nota, ma probabilmente ci sono delle facoltà pertinenti per quali sono riuscite. Sulle altre c'è un interesse, è più facile entrare in organizzazioni che molto probabilmente sono una grande impresa che tutti manderanno il curriculum e molto probabilmente quelle figure saranno coperte, ma per entrare in contatto con un'azienda che fa un lavoro molto specifico e specialistico nel settore culturale, nel settore anche chiuso, se vogliamo, possiamo dire, a livello di opportunità, comunque nel settore chiuso, bisogna innanzitutto studiare, avere quell'approccio allo studio che per il nostro lavoro è fondamentale. E quindi c'è una prima fase di studio e analisi e poi di essere propositivi. Allora, ho visto che fate questa, cioè, a me colpiscono le persone che dicono, ho visto che avete realizzato un progetto con i migranti, ho letto che c'è la possibilità di sviluppare dei progetti e dei servizi legati ai migranti. Cioè, allora, voi lavorate, cioè, qual è la vostra competenza? Allora, partiamo da quello che ho. Quello che ho fondamentalmente in relazione con quello che fa la persona che ho di fronte. Voi pensate di immaginare una presentazione standard per tutti, cioè non è efficace, non riuscite mai a conquistare la persona che avete di fronte. A me colpiscono le persone che entrano in profondità le cose e sono propositive. Allora, Guido Palladino, in teologia ci dicono che dobbiamo essere rapidi. Che cosa riguardi? Vi dico quello che hanno parlato di me, 3 anni fa. Io mi riallaccio a quello che diceva lei, secondo me è fondamentale essere preparati sull'azienda che è andata a contattare, conoscerla e anche avere la capacità di poterla indicare, pensare delle linee sensibili. Faccio il caso mio, se è più facile da spiegare. Io quando ho guardato con Caccia 3 anni fa, nel colloquio in cui ho avuto la fortuna di fare, io ho espresso una serie di perplessità sul fatto di fare solo cinema, cioè che oggi come oggi un atteggiamento un po' snob, per passare in termini, non pagava, e invece orientarsi sul mondo della fiction, che poteva fare, insomma, sotto gli occhi di tutti, svilupparsi in Italia, avere un grosso successo che attirava autori, registi importanti, era la strada che bisognava percorrere. Quindi io mi sono posto anche un po' in sfida, no? Cioè gli ho detto, ma questa non è la strada, non ci porta da nessuna parte a continuare a fare le cose come abbiamo fatto fino ad oggi. Esploriamo questa strada, valutiamola, e i 2 anni fa, insomma, questa cosa poi si è trasformata, perché sta parlando di TV, che si è occupata solo fino a 3 anni fa, solo di intrattenimento leggero, è iniziato a fare fiction e abbiamo iniziato a lavorare su delle fiction importanti della italiana. L'altra era il romanzo della Mazzucco, che si chiama Limbo, e si è aperta una strada, una fonte di revenue purtroppo importante di ricavi, lavorando su un'attività che noi eravamo perfettamente preparati, che però non era declinata adeguatamente sul mezzo che invece aveva grosso sviluppo. Quindi io mi sono posto in contrasto e per fortuna l'ho detto. Allora, Gabriele Le Mori. La domanda di prima di loro, io per fortuna non mi occupo di selezione del personale.
personale, è una cosa per cui non ringrazierò mai abbastanza perché è veramente complicato ed è complicato ancora di più in un momento come questo del mondo dell'editoria in gravissima crisi, quindi con pochissimi pochi, cioè veramente pochissimi pochi professionali. Io posso dirvi quali sono le figure dei ragazzi, adesso non sono più ragazzi, che sono andati ultimamente da noi, ultimamente si vede, erano tutti ragazzi con una gran voglia proposti al di fuori dagli schemi abituali della comunicazione, che la sezione negli ultimi 10 anni ha avuto un'evoluzione straordinaria, lo sviluppo di tantissimi nuovi strumenti di comunicazione, di media, con cui anche aziende tradizionali, come i giornali, ma anche come noi, abbiamo avuto sempre una mission abbastanza standardizzata, infatti non mi confrontare, per cui adesso noi abbiamo tutti quanti, abbiamo un sito, parte, ci conosceranno, però abbiamo un canale, Facebook, abbiamo Twitter, abbiamo una serie di strumenti nuovi, istituzioni, a tutti i giornalisti nuovi, i vecchi, ci abbiamo provato perché non riuscito a dire alla collega che non aveva fatto visto se la portare la videocamera che doveva fare il servizio in un invito, portarselo, anche con la promessa se poteva intervento in aula per il sito, fare le fotografie, fare tutto un prodotto che non fosse stato un prodotto tradizionale della parola scritta che va poi sulla luce di un articolo di giornale, ma un tipo di prodotto che andasse bene per una grande quantità di strumenti e di canali di comunicazione, il video, il web, la radio, i messaggi. Io sono un grande libro, faccio i messaggi, ho legato il fatto cose che mi iniziano la giornata sono gli SMS. Quindi la caratteristica è quella di, oltre a quello che ho detto, la capacità di confrontarsi con tutti gli strumenti nuovi, non fossilizzarsi in qualche cosa, nuova cultura. Per concludere racconto una cosa che fa capire un pochettino quanto la capacità di uscire dagli schemi possa essere un fattore determinante. Raccontava un collega professore centrale che era il capo della relazione comune e raccontava come che aveva assunto un collega che adesso è il vice, il capo della relazione comune. Ne aveva visti diversi, questo ragazzo di università, ha fatto economia, era preparato, era un curriculum comunque di cose che aveva fatto, però non ne aveva visto tanto. La domanda decisiva per il rapporto con la situazione, raccontavo con l'idea di questa vicenda, perché lui mi ha detto, ma tu che interessi hai? Questo collega mi ha detto, no, così sussurrando, suono il passo in una band di heavy metal. E questo è stato decisivo perché in realtà ho la sensazione di una persona che non fosse cristallizzata nell'altro ambito di lavoro, ma che comunque avesse una curiosità anche in campi che erano magari non quelli canonici, come stare in una vita, quindi imparate tutti a suonare il basso, cominciate ad ascoltare il metal, buona fortuna perché ci vuole. Grazie a Guido Demoni dell'Anza, grazie a Guido Paladini di Fantango, Maria Francesca Mina di Ecco e a Riccardo Auci di Vista. Vediamo tutta questa chiacchierata.